Benvenuti in questo episodio di Metal Gear Solid 4 Goon of Patriot. Ok, ragazzi, questo episodio ci sarà da divertirsi. E quindi si parte! Ragazzi, che infiltrazione che ho fatto nello scorso episodio! Sì, sono stato grande. Ok, ora qua devo ricambiare il mio equipaggiamento. Allora. Qua mi serve totalmente fuoco. Come vedete ho anche la Patriot di Metal Gear Solid 3 Snake Eater che voglio usare, sì, dai, la uso. Visto che poi non la potrò più usare. Sento puzza di imboscata. Ecco Meryl. E non mi piace che stia lì a terra, eh. Vabbè, per adesso devo solo preoccuparmi di queste qua. Io ho capito che mi avete circondato, però non avete vita facile. Ok, dicevo, assaggiate il potere di Metal Gear Solid 3 Snake Eater! Assaggiate il potere! Appena ci vedo, dai! Cavolo spa! Beccati questo! Cavolo, minchia, quanto sangue! Ah, io ho visto! Anche a te! Cade! Caduta! E muori. Oh. Peccato che non l'ho presa al volo. Qualcun altro? A quanto pare sì. Provatevi anche a sfuggirmi. Ecco fatto. Credo di averle eliminate tutte. Sì, le ho eliminate tutte.
Snake. Oh oh. Oh no. Ragazzi, è controllata. Meryl, non farlo. Snake, fai qualcosa. Beh, meno male che è arrivato lui, eh. Meno male. Appena in tempo. Ecco l'ultima bestia. Oh cavolo, adesso controlla anche i morti. Ok, prima di tutto via. Ok, seconda cosa, quando ho arrivato a questo punto, non capivo come cazzo di beccare Mantis, perché come vedete adesso non si può proprio beccare finché si è sotto il controllo suo. Però ho scoperto che con la siringa che mi ha dato Naomi, che la uso, sono libero dal suo controllo. E quindi basta solo beccare le bambole per sconfiggerla. E una volta impossessato di quelle bambole, devo solo controllare Mantis e diciamo muoverla un po', possedirla un po', e sarà sconfitta. Comunque una cosa che mi è sempre piaciuta di Sicko Mantis, Scray Mantis voglio dire, è la musica, è la colonna sonora del vero Sicko Mantis, è bellissima. È un peccato che nella mia classifica Sicko Mantis non è fra i primi tre. È un vero peccato, visto che è un boss
che è stato, beh, per la prima volta che alcuni di voi hanno giocato al primo Metal Gear, la prima volta è stato difficile affrontare Psycho Mantis senza il trucco del secondo controller. Ma beccati questo! Eh sì! Ecco, parlando della dei boss, della mia rubrica, dei boss, dei videogiochi, vi voglio dire chi sta ai primi tre posti di questa classifica che ho fatto. Allora, al primo posto abbiamo Spectre di Ape Escape 3. Ah, aspettate che prendo la bambola. E presa, l'ho presa? Ah, cavolo, ok, ora l'ho presa. Poi dicevo che al secondo posto c'è il Re Demone Oda Nobunaga di Basara Heroes, che vi consiglio anche di vedere l'anime, che è bellissimo. Mentre al terzo posto troviamo Dingo Dino, cioè Dingo Dile, scusate, sono Dingo Dile. Pensate che per un po' di tempo Oda Nobunaga e Spectre hanno condiviso le stesse visualizzazioni. Entrambi hanno avuto una volta 34, adesso le ha 46 mi pare, mentre lui, mentre Nobunaga è ancora a 34. Ok, adesso Anniento Mantis una volta per tutte e poi Anniento la sua forma umana. Ok, dove cavolo è la bambola? Mantis, addio. Senti il potere della forza, della musica, senti il potere. Ecco, sconfitta. Snake, io mi metterei a riparo, Aia, per poco non lo beccava. Detto che il verde gli sta proprio bene. Thank you.
Minchia, sembra che ha la maschera. Ah, senti le grida, aspetta che ti ammazzo e non le senti più. Comunque voi avrete notato sicuramente, ma sono certo, che in lei ci sono tutte le emozioni delle altre bestie, ovvero Octopus, Raven e Wolf. Poi, a mio parere, questa qui, è un po' una coppia uscita male di quella precedente. E muori. Oh. Ragazzi, che urlo da cornacchia. Riposa in pace. Sì, Snake è morta, tranquilla, è morta. E adesso abbiamo un piccolo simpatico ritorno dal passato. Ovvero il vero Psychomantis. Ora qua ripete tutte le cose che ha detto del primo, ma scherzente, ma non riuscirà a leggere un cavolo. Appunto. Adesso vi dico se favore il controllo o no, dai, provaci. E incredibilmente non si muove il mio controller. Spiacente. E buon viaggio dell'aldilà, Psychomantis. Ciao ciao. E oltre alla luce anche Tesoro, uno della squadra Cobra di The Boss in Metal Gear Snake Eater. So,
Sì, non mi interessa la storia della bestia, ok? Non interessa a nessuno. Giusto, raga? Ok, Meryl ora sta bene. Where's Johnny? Oh, altre rane. Bella mira. Per Mary la vedo molto brutta. Come andrà a finire? Riuscirà a sopravvivere? Lo scopriremo nel prossimo episodio di Metal Gear Solid 4, Wounds of Patriot. Quindi, ciao!